Oggi parliamo di mezzi di caccia consentiti e non. La legge individua quali tipologie di fucili possiamo utilizzare per praticare l'attività venatoria. Se utilizziamo un fucile ad anima liscia, quindi a munizione spezzata, non deve essere di calibro superiore al 12 e può contenere fino a un massimo di 3 colpi nel caso si utilizzino fucile a ripetizione semiautomatica, e quindi ovviamente un colpo in canna e 2 colpi nel caricatore. Si possono utilizzare anche carabine, vale a dire fucili con canna ad anima rigata, per l'impiego di munizioni a palla nella caccia agli ungulati, con l'accortezza che l'altezza del bossolo non deve essere inferiore a 5,6 mm. Esistono poi dei fucili cosiddetti combinati, che vedono l'accoppiata di una o due canne ad anima liscia con una canna a camera rigata o viceversa, e anche questi devono rispettare questi limiti dimensionali che avevamo detto poc'anzi. Inoltre la caccia è consentita anche con l'uso del falco, nella nobile arte della falconeria, e con l'uso dell'arco, attività che sta avendo dei nuovi sviluppi proprio in questi periodi storici. Gli altri mezzi non espressamente contemplati dalla normativa sono tutti vietati. Vi è anche l'obbligo da parte del cacciatore poi di raccogliere i bossoli delle munizioni sparate durante l'attività venatoria. Quindi, giusto per menzionarne alcuni, sono vietati, tra i vari mezzi che la legge elenca, l'uso di bocconi avvelenati, l'uso di lacci, tagliuole, archetti e quant'altro, l'uso di reti per la cattura degli uccelli. È vietato l'uso dei cosiddetti registratori, che la legge definisce riproduttori meccanici, elettromeccanici ed elettromagnetici. E sono vietate anche l'uso di scafandri e tute impermeabili nei corsi d'acqua e tutto quello che non è espressamente consentito dalla normativa attuale.